sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce e improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che odio per te. E ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto mio. Buon pomeriggio a tutti, ci troviamo qui a Cirié nella casa di Dario Ferrero con presidente e vicepresidente dei Music Piemontese MP4.0 Luigi Varmola e Chiara Novero. Buon pomeriggio, ringraziamo voi di averci concesso questa breve intervista e cominciamo col presidente Luigi Varmola. La storia dei Music Piemontese MP4.0, quando nascono? I Music nascono nel 1976, sono stati fondati dal maestro Ugo Bairo e hanno svolto un'attività col maestro Bairo per oltre 40 anni su tutto il territorio prima regionale e poi piemontese, diciamo di tutto il nord Italia, per poi fare molte attività con scambi con l'estero in diverse parti del mondo. Quindi i Music hanno portato la musica, il nome della città di Cirié, in gran parte dell'Europa, nel Nord America, in Sud America, in Israele, in tantissimi posti. Tre anni fa sono stati la direzione artistica è passata sotto il maestro Flavio Bar e dall'anno scorso il nuovo maestro è Elias Di Stefano. E io sono diventato presidente 2 anni fa. Il passaggio che c'è stato nelle varie fasi dei Music, passando da Ugo Bairo, cambiando direzione, andando a Flavio Bar e ricambiando di nuovo, andando verso una figura più giovane che è Elias Di Stefano. Quali differenze si sono notate nel corso di questi anni? Ma allora, intanto l'impostazione che ha dato il maestro Bairo al gruppo resta, nel senso che i Music da sempre sono stati una formazione diversa dalle bande musicali normali, che non vuol dire migliore o peggiore, vuol dire semplicemente che abbiamo sempre fatto delle cose diverse dall'attività che fa una normale banda musicale. Il maestro Bairo è stato un grande innovatore in diversi campi, ha inserito all'inizio degli anni 80 la batteria, che nessuna formazione aveva, e oggi pensare anche a una banda normale senza una batteria è una cosa impensabile. Ha inserito il coro, ha inserito la tastiera, cose che negli anni poi sono state adottate anche da tante altre formazioni. Nel corso degli anni il repertorio poi è cambiato, anche a seconda dei momenti insomma storici, di avere più o meno persone che vengono a suonare a cantare. Si è passati dal repertorio più folcloristico a repertorio, negli ultimi anni del maestro Bairo, un repertorio più lirico. Con il maestro Bar abbiamo affrontato un repertorio con anche brani originali per banda, però sempre rispettando l'idea di utilizzare i brani cantati e suonati. Con Elias Di Stefano stiamo proseguendo sempre nell'ottica di questo percorso. Stiamo cercando di ringiovanire un pochino il programma, quindi facciamo brani un pochino più moderni, o arrangiamenti per banda, orchestra e coro di brani più moderni, canzoni pop e cose di questo tipo. Chiara Novero, una delle voci soliste della parte corale dei Music Piemontese. Facciamo un bilancio di un 2017 dove vi ho visto impegnati in molti fronti, sia cittadini che anche fuori dai confini del territorio del Ciriacese.
Sì, il 2017 è stato un anno impegnativo dal punto di vista musicale. Abbiamo suonato in varie zone della provincia, del Piemonte, portando ad ogni concerto sempre qualcosa di nuovo e creando anche qualcosa di inaspettato. L'obiettivo dei nostri concerti, quindi la scelta dei brani in programma, è quello di creare un concerto che prende vita un brano dopo l'altro, creando suspense e facendo intervenire il pubblico con magari una sorta di lezione aperta durante il concerto, quindi in modo inclusivo far partecipare il pubblico brano dopo l'altro, con dei brani che possono partire da brani originali per banda, brani pop, con un misto di cantato e suonato, creando sempre un equilibrio e lasciando sempre un qualcosa per cui il pubblico si ricorda di noi e aspetta il nostro prossimo concerto. Dal punto di vista musicale siamo cresciuti per quanto riguarda il repertorio appunto originale per banda, ma anche colonne sonore, cercando anche brani pop, come diceva il presidente, per attirare le nuove generazioni alla musica e facendo loro vivere quella che è l'esperienza di un'orchestra e di un coro. Quindi l'obiettivo è puntare alle nuove generazioni e trasmettere quello che abbiamo vissuto noi. Come si sa, in tutte le formazioni orchestrali, di bande, in qualsiasi campo, c'è bisogno, sempre bisogno di un ricambio generazionale comunque per mantenere vivo l'organico e mantenere anche l'organico a un determinato livello. Come pensate di effettuare questi cambi e di acquisire nuovi personaggi all'interno delle vostre formazioni orchestrali? Tramite una scuola di musica che passa valori umani ma anche musicali, facendo partecipare soprattutto durante anche i concerti, se troviamo nel pubblico l'appello quello ai genitori e ai ragazzi di avvicinarsi proprio durante o alla fine del concerto, durante il concerto, a vedere proprio dal vivo e vicino che cosa significa suonare e cantare. Quindi sicuramente il concerto è un'ottima occasione per pubblicizzare la nostra scuola e far avvicinare i ragazzi. I music adesso in organico, effettivamente quanti sono? Allora, siamo circa 35-40 strumentisti e abbiamo un coro di 15-20 persone, più un'organizzazione composta da un'altra decina di persone a livello di tecnici, audio, responsabili sul discorso web, stampa e queste cose qua. Quali programmi intendete portare avanti in questo 2018 che è appena iniziato? Bene, nel 2018 sicuramente continuare sulla linea dell'anno scorso, quindi anche ingrandire quello che è il nostro repertorio e sicuramente creare non solo dei concerti, ma assieme al concerto degli eventi e quindi nuove collaborazioni anche con altre associazioni, proprio perché il fulcro deve essere la musica, però insieme alla musica creare un qualcosa di più grande, quindi un evento musicale. Qual è il rapporto che avete con la città di Cilie? Allora, il rapporto con la città di Cilie è ottimo, nel senso che proprio fra l'altro ultimamente siamo stati a colloquio col sindaco, siamo considerati, cioè ci tengono molto in considerazione perché, come ho detto prima, negli anni il nostro gruppo ha portato il nome della città di Cilie in giro per tutto il mondo e siamo conosciuti. La collaborazione è ottima anche perché purtroppo, essendo Cirie un comune privo di grosse strutture, non solo per la musica e la cultura ma anche per altre cose, siamo costretti a convivere con altre realtà, per esempio sul discorso
di sfruttamento dell'auditorium dove facciamo le prove. Queste cose vengono fatte in convenzione fra Comune di Cirié, il dirigente scolastico che ci ospita e noi, e queste convenzioni vengono rinnovate periodicamente, e proprio in questo periodo stiamo rinnovando la convenzione per i prossimi anni, ma con la massima collaborazione con il Comune. Noi offriamo al Comune di Cirié, in cambio di questo utilizzo delle strutture, dei concerti ovviamente che diventano gratuiti durante il periodo annuale, ma ripeto, c'è massima collaborazione. Capiamo le loro difficoltà a livello di ente, ma sappiamo che insomma ci tengono a noi e anche alle altre bande e tutto quanto, ma noi in modo particolare sappiamo che non abbiamo nulla di cui lamentarci. Nel corso degli anni i Losica hanno portato la musica tradizionale piemontese all'estero e, se non sbaglio, siete stati anche in Argentina. Pensate di ripetere queste esperienze estere? Sì, sicuramente la voglia e l'entusiasmo c'è di ripercorrere quelli che sono stati gli scambi culturali, soprattutto anche qui sul territorio, per cui andare noi là, ma anche ospitare gruppi stranieri compatibilmente con tutte quelle che sono le nostre possibilità. Per cui la voglia c'è soprattutto, sì. Nella parte, diciamo, corale, nel corso di quest'anno vi siete arricchiti di due o tre elementi, diciamo, di spessore. Come si sono integrati all'interno del vostro gruppo? Beh, bene, anche perché a livello di età e di entusiasmo c'è stato appunto un grosso miglioramento e sicuramente la commistione tra i tre maestri, quindi il maestro del coro, il direttore Elias Di Stefano, il vice maestro Marco Biancone, che è anche arrangiatore, tramite anche i suoi arrangiamenti si è creato un nuovo equilibrio music pop, senza tralasciare l'aspetto che è quello di originale composizioni per banda. Orchestra e coro hanno raggiunto un ottimo equilibrio. What about flowering fields? Is there a time? Presidente, entriamo un attimino un po' più sul tecnico. Nel corso di questi anni le varie leggi che comunque ci sono in Italia hanno mutato un po' quello che sono le associazioni. Come riuscite a far collimare tutte queste nuove novità che ogni tanto portano le associazioni a stringere sempre di più i fili? Ci riusciamo con grande difficoltà da tanti punti di vista. In primis dal punto di vista economico, perché purtroppo oggi gli enti fanno molta difficoltà ad erogare contributi per la cultura, soprattutto per la cultura popolare, non accorgendosi che in questo modo insomma, vanno a penalizzare quello che è proprio la base della cultura anche musicale, che poi magari la gran parte dei grandi musicisti che abbiamo anche oggi in Italia sono nati nelle bande. Io cito, per quel che riguarda la mia esperienza personale, l'esperienza del music, abbiamo un certo Luigi Picatto che ha iniziato a suonare nei music piemontesi e oggi è il primo clarinetto del Regio, ma te ne potrei citare tanti altri che sono nati nelle bande. Nel corso del 2017 l'Ambima ha perso uno dei suoi, diciamo, capistorici, Piero Cerutti, che era molto legato comunque alle bande del suo territorio e in particolare al music piemontese. Come avete vissuto questo momento? Beh, è stato un momento toccante, anche perché è stato un amico dei music piemontese fin dall'inizio, con il maestro Ugo Bairo. Ad ogni concerto nostro era presente in prima fila e si è battuto per noi e per altre associazioni per farci continuare in quello che era la nostra attività. Ha partecipato al nostro concerto a Sanseria ad agosto in prima fila e quindi pochi giorni dopo è mancato, e per noi è stato, per noi e per tutte le altre associazioni, un momento toccante per l'importanza che avevo dal punto di vista proprio umano.
quindi battersi per le bande, le associazioni, essere sempre in prima fila per qualsiasi evento ha toccato tutti i musicisti e i cantanti. Facciamo un percorso per questo 2018 che stiamo portando avanti. Prossimi impegni del 2018 quali sono? 2018 stiamo organizzando molti eventi, i classici, quindi la festa della mamma, e poi ad agosto per San Serie, e nel mezzo eventi proprio come dicevo prima con altre associazioni che proprio in questo periodo stiamo valutando opzioni e dettagli. L'obiettivo è quello di suonare e cantare il più possibile per far conoscere la nostra musica e cercare appunto anche strumentisti e cantanti che per un motivo o per l'altro sono fermi a suonare e cantare e che hanno voglia di ricominciare e ricominciare con noi. Concludiamo questo percorso che abbiamo fatto oggi di questa breve chiacchierata facendo un saluto ai ciliacesi e a quelli che vi conoscono. Ciliacesi li salutiamo tutti con affetto perché partecipano sempre molto ai nostri eventi. Gli diamo già appuntamento per il 13 di maggio, domenica pomeriggio, per il concerto della festa della mamma. E mandate i vostri figli a suonare e a cantare perché gli fa bene. Venite ad ascoltarci il martedì sera alle 9 nell'auditorium Scuola Ciari per farvi conoscere noi, fare conoscere a voi la nostra musica. A presto!